Innanzitutto vi ringrazio per l'ultimo video, quello su Cristiano Ronaldo che ho creato qui sul canale, che ha dato segni di grossa ricrescita. Ve lo dico subito, sarà diverso dall'altro video perché quell'altro me l'ho preparato, me l'ero scritto, me l'ero letto, riletto e era una cosa un pochino premeditata. Questa qua sarà una gettata continua di informazioni, che poi informazioni non sono, sono riflessioni mie personali. Perché ormai siamo quasi ad una settimana da quando è iniziata la telenovela Cristiano Ronaldo. Il primo rumor si è apparso martedì mattina quando ho pubblicato su Instagram quella foto di Marca che apriva con Cristiano Ronaldo alla Juve, il sogno possibile. Tra l'altro vi invito a passare qui sotto in descrizione dove troverete appunto il mio account Instagram dove sono molto molto attivo. Però ormai, dato che questa è una trattativa che è entrata nel cuore, non dico mia perché sono tifoso juventino, ma di tutti i tifosi e non solo juventini, ma del mondo intero, mi sembrava doveroso spendere altre due paroline. Intanto voglio subito dire una cosa, il titolo non è clickbait, perché sì, forse questa trattativa sta iniziando ad essere un po' troppo lunga. La domanda, ma la trattativa è saltata, non me la sono fatta solo io, sicuramente ve la siete fatta anche voi e cercherò di dare una mia interpretazione sulle tempistiche, anche un po' sospette. Di solito, probabilmente, la Juventus queste trattative così importanti le vuole chiudere così, in un battito di ciglia, un po' come era stato Higuain il 25 di luglio del 2016. Era uscita la notizia in mattinata e il giorno dopo era già chiuso ufficiale Higuain, depositato il contratto in Lega. Questa volta non è stato così. Infatti, Beppe Marotta poteva anche essere un po' arrabbiato quando gli hanno chiesto «Allora Marotta, come va con Cristiano Ronaldo?» Lui gli ha detto «Non parlo, non parlo, non parlo», perché probabilmente la Juventus voleva annunciare il colpo una volta concluso. Sono usciti vari indizi che ormai stanno diventando un fattore anche psicologico nei confronti dei tifosi, che vogliono vedere l'indizio anche dove probabilmente non c'è, come sul sito falso di mutande di Cristiano Ronaldo, come quel video con i numeri 7 bianconeri che è apparso su quel social network cinese col profilo della Juventus. Insomma, è un po' una psicosi. Ormai i tifosi stanno cercando Cristiano Ronaldo in bianconero anche dove in realtà è una semplice foto, come Cristiano Ronaldo che si è vestito con la maglietta bianca e le braghe nero, viceversa, comunque il completo era bianco e nero, e allora tutti lì a dire Cristiano Ronaldo in bianco e nero, Ronaldo bianco e nero, Ronaldo la Juve. Insomma, con calma e soprattutto un appello ai miei colleghi che fanno YouTube: non caricate video di Cristiano Ronaldo, notizie di Cristiano Ronaldo, ha fatto la cacca, ha fatto l'accesso a Instagram, è lì e sta facendo questo, è in vacanza. Per questo fate magari un post sui vostri profili social, se volete dare l'aggiornamento, fate un post. Se dovete fare un video di 10 minuti per dire che Cristiano Ronaldo è in Grecia, dovete fare un video di 10 minuti per dire che Cristiano Ronaldo sta parlando con il presidente del Real Madrid per provare a liberarsi. Insomma, c'è bisogno davvero di spendere tutto questo tempo per un'informazione, quando c'è un'informazione, ragazzi, non c'è bisogno di andare ad alimentare con titoloni il web, perché poi la gente va a finire che ci crede, perché in questo momento di ansia totale, come ho l'ansia io di vivere in questo momento, sto veramente facendo una settimana strana in cui faccio anche fatica a mangiare, a dormire, a riposare, a fare le mie cose, a lavorare, non ce la faccio, veramente, sono concentrato su Cristiano Ronaldo Juve. Dovesse essere una cavolata, dovesse essere una trattativa che non si concretizza sul serio, sarebbe veramente un colpo al cuore tremendo, potrei veramente rimanerci secco per un mancato arrivo di CR7, perché ormai lo sento mio, lo sento un mio calciatore e non dovrei fare questo errore, perché ho visto tantissimi giocatori della Juventus accostati, scusate, alla Juventus che non lo sono mai diventati, come Witzel, come Draxler, come Berbatov, addirittura Schick l'anno scorso è arrivato, ha fatto le visite mediche, l'ha fatto con la maglia della Juve e poi a casa, tornato a Genova, tornato alla Samp ed è andato alla Roma. Quindi finché Cristiano Ronaldo non sarà sceso da quel dannato aeroplano atterrato a Caselle, che non arriva alle 15, non è stato presentato il 7-7, ecco, allora finché non scenderà da lì ancora dovrò tenere il dubbio, ma ormai è nel mio cervello, ormai per quanto mi riguarda Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus e devo cercare di togliermela questa idea dalla testa, perché non dico che la trattativa sia saltata, quantomeno i tempi sono sospetti. Finché Cristiano Ronaldo non sarà ufficialmente un giocatore della Juve, non possiamo considerarlo tale. Quindi Luca, svegliati, svegliati, perdi il sogno, perché questo è un sogno d'occhi aperti che sto facendo, e fallo uscire dalla tua testa. È un video nel quale mi motivo, cerco di trovare la carica per sopravvivere a questa settimana infernale, perché non posso assolutamente replicarla. Un'altra cosa molto 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 importante. Martedì
martedì è un giorno importantissimo per il Real Madrid. Il 10 di luglio, infatti, si troverà l'assemblea dei soci, perché non so se lo sapete, ma Florentino Perez è il presidente del Real Madrid, ma non è il capo, non è quello che possiede il Real Madrid. Non funziona come in Italia, che Agnelli è il presidente della Juventus perché possiede la Juventus. Là c'è un'assemblea di soci che elegge un presidente. Florentino Perez è il presidente eletto dai soci, ma assolutamente non è sul Real Madrid, magari qualche quota, questo non lo so. Ma quelli che possiedono le quote di maggioranza hanno disegnato Florentino Perez come presidente. Quindi ci sarà un'assemblea dei soci, e un'assemblea dei soci è un momento molto molto delicato, devo dire la verità, per quanto riguarda il Real Madrid anche a livello economico, nel quale si farà il punto totale della situazione. Quindi io fino a martedì non mi aspetto assolutamente nessun cambiamento, sono pronto qui, disponibile per essere smentito, quindi Cristiano per favore atterra a Torino in questo momento, ma fino a martedì non mi aspetto assolutamente nessuna novità, nessuna giornata. Per quanto i giornali possano continuare a stressarci con notizie ogni due secondi, secondo voi, sul serio, Cristiano Ronaldo e la Juventus e Real Madrid e Perez e non mi ricordo come si chiama il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, secondo voi, ogni due secondi hanno da cambiare la versione? Cioè loro si sono trovati. Quando la Juventus ha chiuso Cancelo, Mendes è andato alla Marotta, gli ha detto: perché non prendi Ronaldo? Ve lo dico proprio chiaro e tondo come è andato. Perché non prendi Ronaldo? E Marotta ha detto: eh sì, Ronaldo. E ha detto: guarda che potrebbe costare meno di quanto pensi, perché a gennaio Florentino Perez ha promesso a Ronaldo che si poteva svincolare, per modo di dire, a solamente 100 milioni di euro. Tasse escluse per Perez, che dovrebbe, per Mendes, che dovrebbe essere di 25-30 milioni. E quindi c'è questa possibilità. Cristiano Ronaldo può svincolarsi per una centinaio di milioni di euro. Marotta ha detto: beh, ci penso un attimo, ne parlo con Agnelli. Agnelli ha fatto uno studio di fattibilità a livello economico per sostenere un'operazione del genere. Quando ha ricevuto il via libera, allora ha detto: ok Cristiano, noi ti possiamo offrire questi dannati benedetti 30 milioni netti a stagione, che sono 60 lordi all'anno, per 4 anni, 240 milioni, come ho già detto nell'altro video, più 100 milioni di clausola, quindi 360 milioni di euro, che sì, perché sono 120, 360 milioni di euro in totale per 4 anni. Come ho detto nell'altra volta, si possono spalmare e si possono risparmiare per altre due annate. Però questo è stato. E allora cosa è successo? Mendes è andato a Madrid, ha parlato con Florentino Perez, gli ha detto: guarda, abbiamo trovato la squadra che ti va a prendere Ronaldo, Ronaldo è già d'accordo. Ed è anche strano, stranissimo, questo silenzio social di Cristiano Ronaldo e della sua ragazza, che in questo momento si trovano in vacanza in Grecia. Nessuno dei due posta più dalla fine dei mondiali, e questo è un indizio chiaro e tondo, oltre alla conferma che abbiamo avuto con la nota ufficiale sul sito della Juventus che la trattativa è in corso e quindi speriamo che si possa concludere. Fatto sta che è molto molto curioso. Quindi Mendes e Perez si sono trovati, si sono messi a tavolino e gli hanno detto: guarda, se tu mantieni la parola, perché non c'è niente di scritto, tutto verbale, mantieni la parola che hai dato a gennaio a Cristiano, e anche qua Cristiano è da lì probabilmente che ha iniziato a sentirsi poco importante, poco rispettato a Madrid, perché solamente 100 milioni per Cristiano Ronaldo sono veramente regalati. Se tu sei davvero disposto a rispettare questa parola, noi abbiamo trovato il club. Abbiamo trovato il club e la Juventus te li dà assolutamente. E lì sono mani legate, perché Florentino Perez non vuole tenere un giocatore controvoglia, soprattutto come Cristiano Ronaldo, ma da canto suo non vuole neanche essere il presidente che perde Cristiano Ronaldo, che è il fenomeno dei Blancos degli ultimi 10 anni. Quindi cosa succede? Florentino ha chiesto a Ronaldo di esporsi pubblicamente e dire alla sua gente che vuole lasciare Madrid, come ha fatto alla fine della finale di Champions, per andare alla Juventus. Cristiano Ronaldo voleva evitare tutto questo, e quindi ci sarà questa assemblea dei soci anche per valutare la fattibilità della cessione in questa sessione di mercato di Cristiano Ronaldo, perché se Real Madrid va a vendere Cristiano Ronaldo, il Real Madrid deve andare a comprare sul mercato un nome non da 100 milioni ma almeno 200, perché tutte le volte storicamente il Real Madrid è andato a prendere la stella dei mondiali. In questo momento ai mondiali non ci sono tante stelle, ci sono tanti giocatori che si sono comportati bene ma nessuno che sta brillando più di tutti. Probabilmente i nomi più intriganti sono tre: due che giocano nel Paris Saint-Germain e sono Neymar, che è uscito l'altro giorno, e quindi finché i giocatori sono ancora impegnati nel mondiale sarà difficile comunque
intavolare una trattativa con il Real Madrid, Neymar è già uscito, quindi si potrebbe fare, ma i tifosi non lo vogliono per i tuoi trascorsi blaugrana. I tifosi vorrebbero Mbappé, che è ancora impegnato con la Francia nella semifinale mondiale e, per quanto mi riguarda, potrebbe addirittura arrivare a giocare e vincere la finale di domenica prossima. Quindi assolutamente c'è da aspettare, perché il Real Madrid non può trovarsi impreparato. Quindi le tempistiche per le quali si è allungata la trattativa sono anche e soprattutto per queste, per quanto mi facciano stare male, perché più di una volta ho pensato potesse essersi interrotta. Il Real Madrid quindi si butta su questi due nomi e un terzo nome ancora impegnato nei mondiali, che è Eden Hazard, perché il Real Madrid potrebbe benissimo andare sul belga del Chelsea per sostituire CR7, forse a livello di ruolo è anche il giocatore che più si avvicina allo stile di gioco che aveva Ronaldo, soprattutto per la velocità, per i tiri, ovviamente non per la fisicità, perché sono due giocatori completamente diversi. Un altro potrebbe essere Neymar, Mbappé è un po' più centravanti, che però anche nella Francia sta giocando un po' più defilato. Quindi sicuramente nell'assemblea dei soci si andrà a parlare, a discutere molto, 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 in maniera anche veloce, perché si deve chiudere comunque questa situazione. Ronaldo vuole andare alla Juve, il Real Madrid vorrebbe accontentare Cristiano Ronaldo, ma allo stesso tempo vorrebbe un profilo in grado di sostituirlo. La Juventus lo vuole chiudere il prima possibile e quindi si sta lavorando costantemente per chiudere questa situazione, anche un po' difficile, perché voleva essere una trattativa da lasciare segreta fino alla conclusione. Non ci si è riusciti, probabilmente qualche spiffero da qualche parte, non so se per la Juve, se Mendes, se Real Madrid, se Ronaldo stesso, non lo so, però è venuta fuori con una settimana d'anticipo, perché è venuta fuori la settimana prima dell'assemblea dei soci, il martedì prima del martedì dell'assemblea dei soci, e quindi mi aspetto che fino a quel giorno non ci saranno novità. Un'altra cosa che voglio dire a chi mi sta seguendo è: non credete a chi come me, so che è paradossale che vi dica una cosa del genere, fa dei video su YouTube, perché io vi dico la verità, io fino adesso, magari si vede anche dalla faccia, sono stato in piscina, è domenica, sono stato in piscina. Quando ho fatto l'altro video, per farlo ho raccolto informazioni sui giornali. Tutti gli altri che fanno video su YouTube, come me, sono ragazzi come me, che non lavorano nell'ambito calcistico e sportivo, non fanno questo di professione. Quindi se giornalisti che hanno anche fior di lauree, di corsi e di esperienza alle spalle non riescono a trovare informazioni in giro per il mondo affidabili, ok? E io quando devo andare su informazioni affidabili mi rivolgo sempre a Sky Sport e a Gianluca Di Marzio nel particolare. Io voglio sapere come fanno tutti questi altri miei colleghi ad avere delle informazioni incredibilmente riservate, fonti assurde. Cioè, possono esserci dei collegamenti. Come vi ho detto l'altra volta, io avevo una fonte che mi aveva anticipato un po' prima Cristiano Ronaldo alla Juventus, con 2 settimane di anticipo rispetto a quando è uscita la notizia. Io quando l'ho letta mi sono fatto una risata 2 settimane fa. Quando poi è uscita la voce di Cristiano Ronaldo alla Juventus ho fatto 2 più 2, ho detto, e allora potrebbe essere vero. Ma tuttora non è ufficiale, tuttora sto leggendo degli aggiornamenti di stato di questa mia fonte ed è preoccupata e in ansia quanto me. Quindi chiunque vi vada davanti alla telecamera, come sto facendo io adesso, a dire ho delle informazioni riservate, ho la certezza, ho la novità, io so che vi sta prendendo per i fondelli, bellamente prendendo in giro. Quindi diffidate dalle imitazioni, seguitemi sui miei social, Facebook e Instagram, perché ogni volta che ci saranno delle notizie affidabili, puramente certificate da professionisti sul campo, sarò il primo, perché abbandonerò qualsiasi cosa che sto facendo, sarò il primo a volervele fornire, sarò il primo a volerle condividere con voi. Quindi, non lo so, era un po' il punto della situazione, qualche sassolino che volevo togliermi, perché ormai tutte le volte che apro quel dannato computer, quella dannata schermata home, c'è Cristiano Ronaldo Juve, Cristiano Ronaldo Juve, ufficiale, beh qui, è là, clickbait, su clickbait, bam! Sarà che sono anche un pochino invecchiato, dopo 4 anni che facevo YouTube, mi sono un po' rotto di questo circolo vizioso che si va a creare con il clickbait, il titolone, gli stessi argomenti. Infatti non so se avete visto, il mio canale è stato un po' ripulito, come vi dicevo, sono invecchiato, sono cambiato, e quindi tutta la roba che riguardava FIFA ho cercato di oscurarla per lasciare il canale più disponibile al calcio. Tanti mi continuano a chiedere la carriera quando arriva, la carriera non arriverà, non ho più voglia di perdere il tanto tempo anche a fare dei video di FIFA che alla fine non mi divertivano neanche più come una volta. E quindi questo è il futuro del canale. Discussioni di calcio anche un pochino più costruttive. Qualcuno si è lamentato nello scorso video dicendomi che palle, è un video noioso. Non è un video noioso, è un video
in cui sì, poi magari è noioso, ma in cui vi dico esattamente le cose come stanno. Se poi invece preferite vedere la gente che urla e vi dà fake news, beh, questo è un altro discorso e sicuramente non è questo il luogo, quindi potete benissimo andarle a cercare altrove. Qua tendo a fare le cose in un certo modo, perché sì, sono vecchio, è inutile.